tutti ragazzi, sono Stelciadre, benvenuti sul mio canale. Oggi è il giorno di Portogallo, Marocco, in realtà è domani. Però, sapete sempre, il video esce un giorno prima. Allora, che è successo? Sì, è successa una partita veramente strana. Con 11 tiri a 2 e il risultato di 1-0, ragazzi. In Colombia-Giappone, col portiere del Giappone, ragazzi, che ci ha parlato veramente tutto. Il sondaggio l'ha vinto il Portogallo. Quindi ragazzi, andiamo a costruirci la nostra formazione con Rui Patricio, Guerrero, Pepe, Fonte, Cedric, Silva, Carvalho, Moutinho, João Mário, Ronaldo e André Silva. Allora, intanto che c'è l'intro, ragazzi, non dimentico di darvi le quote anche di questa partita qui, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, pubblicità occulta, ma scaricate farvi vedere, insomma, l'app che uso, ragazzi, per i risultati, che qua si vede. C'è sempre una bellissima atmosfera in questa squadra. L'app si chiama Tutto il Calcio. Avete formazioni social, diretta video e quale quota, insomma. La quota più alta per la vittoria del Portogallo ce la dà Bet365 a 1,64, il pareggio più alto 3,85 Unibet, la vittoria del Marocco più alta 6,50, sempre Bet 365. Diciamo è quello che dà le quote, diciamo, più favorevoli. Maglia della stagione, ragazzi, non ve lo dico la stagione. Vediamo se qualcuno di voi, ragazzi, che si ricorda, riesce a scrivermi di quale stagione è questa maglia del Milan, ragazzi. Guardatela bene. Giocava ancora qualcuno di molto forte. Milan era forte in quella. In quel momento lì, e vabbè, vediamo se qualcuno ci indovina, ragazzi. Chi ci indovina, lascio il cuoricino al commento. Quindi anche se sono 2000 commenti, lascio 2000 cuoricini. Allora, vediamo. Insomma, questa linea del Marocco. Qua, ragazzi, siamo l'unico ostacolo che viene a pensare, ragazzi, è Benatia. Principalmente. Non dovrebbe essere una partita così impossibile, dato che, insomma, abbiamo un multiplayer, ma abbiamo aperto 3-0 la Spagna. Patricio, Cedric, Fonte, Pepe, Guerrero, Carvalho, Silva, Moutinho, João Mário, André Silva e Ronaldo. El Kawi dirà Benatia, Saiz, Hakimi e la Madrid, Hakimi della Madrid e la Madrid, Amrabat, Belanda, Busufa, Ziyech e Butaib. Conosco solo Hakimi e Benatia. Vabbè, ragazzi, diamo inizio a questo Portogallo-Marocco. Cedric, bene questo intervento. Allora, Ronaldo. Ronaldo! Mamma mia! Mamma mia, Ronaldo! Mamma mia, Ronaldo! Da fermo! Traversa, riga, traversa, dentro! Mamma mia, 9 minuti. Subito. Cristiano. 1, 2, bam! Ci vuole sempre, ma la conclusione meritava sicuramente. Aspettavo che la parasse questa palla qua, invece, ragazzi, Ronaldo. Sempre in una sentenza. Tre partite con lui, cioè due partite con lui, fino adesso 3 gol. Finora, 9 minuti della seconda partita.
Andiamo avanti, ragazzi. Ronaldo, al nono minuto. Passa intensa. Punta l'area. Occhio a Cristiano Ronaldo. Qua Ronaldo! Traversa, ragazzi, ci ho preso gusto. Sarebbe stato troppo bello poter fare anche il secondo da lì. Peccato, peccato, raga, peccato. Silva, ancora Adrien Silva. Silva al cross nel centro, fuori gioco, di gioco. El Kawi, Hakimi, bravo William Carvalho, erroraccio, destro, Rui Patricio, bravissimo, ma sbaglia l'invio. Andre Silva, al Kawi. Più che un tiro sembrava tentativo di alleggerimento. Cosa vuoi? Cedric. Andre Silva. Andre Silva, Ronaldo, bravo. Bravo portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Va Silva dalla bandiera, troppo debole, però c'è il gol. La deviazione del difensore che tocca di Ronaldo. Ancora lui! Ma ha dato tutta l'esultanza? E qui c'è grande senso della posizione. Ronaldo! Un'altra volta! Al posto giusto nel momento giusto. Pronto per ribadire. Cazzo, avrei potuto cacciarlo troppo lungo. 39 minuti. 2 gol Ronaldo. 2 partite, 4 gol di Cristiano. Si ricomincia. 2-0. Ronaldo. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Cristiano Ronaldo. Di fronte uno come Cristiano Ronaldo non deve certo aver fatto dormire sonni tranquilli ai difensori avversari. No, che dribbling ha fatto. Un genere dalla media gol impressionante, prototipo ideale dell'attaccante moderno. Forte fisicamente, dotato di una tecnica sopraffina. Amrabat. Amrabat a capitare Marocco tra l'altro. Amrabat. Fa dentro. Bravo a spazzare. Buttala via, Joao. Buttala via. C'ha 5 minuti di recupero, raga. Andre Silva. Ronaldo, quanto dura sto recupero? Ronaldo. E faglia fa tripletta, no? Ragazzi, si è pagato. Non finisce più. Cazzi! Avanza, palla al piede. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. E siamo a 10 minuti di recupero. Posso fa. Se la metto fuori? Ragazzi, 12 minuti di recupero, che era? 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. Chiedo a Stefano Navo, giudice. Ronaldo, ragazzi, 5 tiri, 2 gol. Però ragazzi, nulla da dire. Andiamo avanti, abbiamo fatto comunque 8 tiri totali. Il dato sempre di 2-0. Non ho dato di mezzo la partita scorsa. Qua dentro, lui Patrizio tranquillissimo. Palla. Questa imbucata traversa del Marocco e ancora lui Patrizio. Martins, Bernardo Silva, bravo. Il portiere ha dimostrato senso della posizione, i riflessi. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservatori speciali del match di oggi, giocatore delle indubbie qualità. Martins, arriva il 3-0 di Bernardo Silva. Peccato, lo volevo di Andre Silva, mi sa che il quarto ormai non si fa più. Gol di Bernardo Silva, ragazzi, 3-0, facciamo anche per Guedes, per Bernardo Silva. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Bravo.
Passerella per Guedes 3-0 al 75esimo. Bernardo Silva. Cristiano! 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 Tripletta! E 4-0 per il Portogallo. Cristiano! Che dire, ragazzi? Questo è tripletta, 3 gol per lui. Se la ricorderà a lungo questa gara. Gol, anche bello. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Eccolo. Ottanta duesimo, 4-0. Siamo nelle fasi finali. Si gira e la mette lì. Sono messe bene per loro. Ancora Ronaldo, ancora Ronaldo, ancora Ronaldo, Ronaldo, non si ferma più Ronaldo, palo! E sbaglia un gol a porta vuota, non ho ben capito chi. Beh, peccato, cosa è mezzo un palo? Attenzione a Favour, Favour. Cross dentro. E c'è il gol del Marocco. 4-1. Ci sta, benissimo. Gol di qui dormita generale Alamadi. Un gol buono solo per le statistiche, è arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo. Bravi. Al 90esimo ormai scaduto. Siamo adesso sul risultato di 4-1. È arrivato un gol che dà un po' di morale, ma non cambia la storia. Finisce qui, ragazzi. Quel che non ho fatto la partita scorsa, lo faccio questa qui. Cioè, però, come che dire? La sensazione di oggi di Cristiano Ronaldo. Ha fatto la differenza in campo, mi sembra una straordinaria. Tripletta di Ronaldo, ragazzi. Due partite giocate con Ronaldo qua sopra. Avete una gara a senso unico dall'inizio alla fine. Portogallo Spagna. E qui avete Portogallo Marocco. 5 gol di Ronaldo in due partite, ragazzi. Sarebbe pienamente capocannoniere del campionato. Anche se Perisic me ne ha messi 3 in Croazia e Nigeria. Basta spogliare il canale, ragazzi, trovate il link anche di quello. E ragazzi, io vi saluto qui. Ovviamente voto di Ronaldo 10, tiri 13-5 per noi, in porta 8-2 sempre per noi, per il Portogallo. Ragazzi, vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi, per me è molto importante, sostenetemi, ragazzi, che domani, ragazzi, si torna sempre nei nostri pronostici. Ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.